tutti quanti, quindi non è che c'è da fare proprio una spiegazione grandissima. Comunque è uno strumento che inizialmente veniva utilizzato per accompagnare le danze, quindi le danze popolari. Solo successivamente, sempre nel 500 circa, è stato utilizzato anche come strumento principale e quindi sono state scritte da compositori come Vivaldi, Corelli e altri sia delle sonate sia dei concerti proprio per strumento solo e quindi violino principale con l'accompagnamento del resto della famiglia degli archi, del basso continuo fatto dal clavicembalo e così via.